mia vita. Viale Gramsci ha detto addio alle auto per un giorno per trasformarsi in un grande parco divertimenti a cielo aperto. Nonostante il tempo incerto, dal primo pomeriggio di ieri tutto il percorso e alcune vie limitrofe si sono riempite di bambini e famiglie per il grande ritorno dell'iniziativa Fano Città da Giocare. La manifestazione, che quest'anno raggiunge il trentennale, è organizzata dal Comune di Fano e ha visto il coinvolgimento di tante associazioni provenienti dal territorio con laboratori, momenti sportivi, prove ludiche, svago e musica. Centinaia di bambini si sono cimentati nel tiro con l'arco, partite di calcio, rugby e pallavolo, percorsi ad ostacoli e nel ciclismo, dove nell'area di Porta Maggiore è stato allestito un percorso ciclabile a gimcana, con tanto di segnaletica stradale orizzontale e verticale, insieme alla collaborazione della Polizia Locale di Fano, che ha insegnato ai più piccoli il rispetto del codice della strada. Finalmente, dopo due anni, causa forza maggiore, cioè la pandemia, torniamo alla normalità. È un appuntamento importante, caratterizzante la Fano Città delle Bambine e dei Bambini. L'obiettivo era riorganizzarla, ci siamo, non siamo stati baciati dal sole, però nonostante tutto tante associazioni, tante persone, non i grandi numeri degli altri anni, ma anche il tempo fa la sua parte, però ecco, ci siamo, questo è importante. Ma soprattutto è importante il messaggio che questo evento, oltre ad essere un momento di divertimento, di gioia, di partecipazione, ma è anche un messaggio culturale forte. E poi tantissimi altri giochi e attività come la pallacanestro, il taekwondo, pittura, disegni oppure diventare per un giorno l'autista di un autobus di linea. A vita è samba. A campeggiare al Pincio invece la nuova scenografia dell'evento realizzata dal carrista fanese Luca Vasillic, dove i tanti bambini, ma anche i grandi, hanno potuto scattarsi una foto ricordo di questa giornata ricca di spensieratezza, divertimento e gioia. Un bilancio partecipato, tanta gente, malgrado la pioggia comunque la gente ha talmente voglia di giocare e divertirsi che è venuta magari anche per poche ore. E soprattutto volevo anche ringraziare le tante associazioni che hanno partecipato all'evento, sportive, associazioni culturali, didattiche, di tutte le sorti, e questo è un gran segnale che la città è unita, è coesa e ha voglia veramente di mantenere un diritto al gioco che è al centro di questo spazio.